E chi vuole il sedere? Che ne dite del grana vegano? Lo diresti mai che questo coso è fatto di verdura? A posto, no, da casa hanno risposto. Un pochettino formaggioso sembra. Siamo in onda? Certo che siamo in onda. Abbiamo anche la nostra musica natalizia, abbiamo anche le corna. Sprizzi pazzi ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi gli ospiti in studio sono numerosi per questa degustazione. Oggi non c'è Mirko in regia, abbiamo Ste in regia. Fantastico. Oggi ci sfondiamo di formaggi vegani. Stiamo per entrare in una tempesta di diludendo. Allacciate cinture e che God ci salvi. Facciamo la degustazione natalizia di formaggi vegani. Abbiamo con noi Step che oggi ci farà da valletto. Da valletto. Sì, mi sono messo anche gli occhiali per l'occasione. Quindi. Proveremo tutti insieme tre formaggi e mezzo vegani. Con e mezzo intendo dire che uno di questi l'avremo sia duro. Ci piacciono le cose dure. E basta questo video, guardatelo anche se sono sembrato. Ce l'abbiamo grattugiato e ce l'abbiamo pure nella sua forma. Abbiamo i cucchiaini qua, tipo dal gelataio, per provare uno a uno la prima portata. Io direi di iniziare dal formaggio. Quali? Votiamo. I formaggi che andremo a provare oggi sono lo stracchino vegano. Il grana nella sua forma solida. Il grana grattugiato. E se vola? Sempre meno comunque. Ideale sulla pasta. Ideale sulla pasta. Il 4 è calante comunque. E alla fine, signore e signori, sua maestà, il galbanino vegano. Madonna, è come te, non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo? O l'unico? L'unico? L'unico al mondo. Tu sei l'unico. Doveva essere l'unico, ne hanno fatto uno vegano. Potrebbe anche essere una mozzarella, cioè è una roba così lunga, è una roba a forma di galbanino, va bene? Quindi io chiederei gentilmente al nostro Sbo in regia di far entrare le... No. Veline? No, no. Com'è che era? Com'è che si diceva nei villaggi turistici? Domino le squillo. Che... Ah, ho capito cosa intendi. Tentazioni! Ah! Che entrino qui in disbo le tentazioni. Entriamo col vassoio. Dov'è? Per terra? Sì, è per terra. Dove è merita di stare. No. Questa la tagliamo. Come deciso, partiamo già col pezzo forte. Qua è già un po' mangiato in realtà, perché è stato aperto. Ecco a voi il gratin vegano. Questa imitazione a occhio ben riuscita del parmigiano o del grana. C'è un piatto di pasta. Sì, esatto. E dopo che mi faccio un piatto di pasta per assaggiare il grana. Che ci vuole, dai, metti su, metti in bocca così. Allora, metti la pasta. Senti l'odore. Tu che non l'hai mai... Non l'hai mai sentito, vero? Mai, nuovo. Mai, novità. No. Sì, esatto. Vai, novità. Senti l'odore. Io di naso ce n'ho, Sembra scaduto. Però un po' non ti ricorda. Sembra tipo pecorino. Tipo pecorino, già sì, un buon punto di partenza. Già che sembra formaggio, sì. Già che sembra formaggio, vero? Cioè, sì. Ha un po' quella... Buono. Cominciamo. Sbo, inizia tu perché so che... Vabbè, tolgo il cucchiaio. Tipo, occhio a non morire come la Kinder Paradiso. Una cosa che faccio normalmente, torno a casa alle 3 di notte, tutto fatto, e mi mangio il grana così. Ma fa schifo col pollo normale. Sì, è vero, sembra tipo pecorino. Cioè, non assomiglia al grana, assomiglia tipo al pecorino. Perché sembra tipo pepato, no? Pepato dei gozze. Sì. Quello, no, è vero. Secondo me. No, questo vuol dire. Direi che lo butto giù dalla finestra. Non ce ne è convinto. Allora, foto da una 10, 6. Nel senso che passa come formaggio, no? Non è nulla di eccezionale. E questo salva freschezza, Allora. Potrebbe essere un mix fra pecorino e grana padano. Cioè il sapore meno male è quello. Vedi com'è? Riesce a entrare. Le uova! Metti là dentro, no? Così 8.000 euro di camera. Io passerei ora il tutto ai ragazzi. Vai. Che assaggeranno. Novizi. Userei del genere. Ma ho provato, aspetta, vengo lì. Sinceramente, questo è un formaggio, cavolo, fatto con la verdura. Fatto con sostanze vegetali. Non ce n'è di mucca. Alla vostra. Cin. Però un po' stupisce. Stupisce. Dai, molto. Sì,
intendete un misto tra formaggio e plastica. Non so. Ok, ci siamo. Non l'avrei mai detto. Secondo me interessante. Buono, particolare, chiaramente. Però il grano è meglio. Il grano è il grano. L'originale. È un buon sostituto se sei vegano, perché comunque ti appaga. Ma il grano è il grano. Cioè, c'entra poco col grano. Esatto. Sembra formaggio, però. Sembra un grano un po' più scadente. È un'ottima pubblicità, comunque. È un'ottima pubblicità. Pubblicità. È un grano un po' scadente. Il formaggio vegano non l'ho mai assaggiato. Guarda la consistenza, ti allappa un po' di. Sì, raga, ma che cazzo storia. Di grana mangiate? A me non sa di grana per niente. Non mi piace. Passiamo alla nostra forma di formaggio spicchio veg. Quindi questo qui è proprio parmigiano, che in realtà sembra più... Cosa sembra? No, beh, in realtà sembra un pezzo di formaggio. Una torta. Più una fontina. Più una fontina. Messa così tipo l'auricchio. Un po' un insulto, forse. Sacrilegio! Allora, il packaging non mi piace. Cioè, sembra tipo di andare in cartoleria e chiedere la forbice con la punta arrotondata. Sì, è un po' puntato di... Cioè, glielo metto tipo qua, faccio un buco. Lo metto in edicola, lo metto là, fermo. Quindi mettiamo le carte dei Pokémon e poi lo spicchio veg. Sì, guarda come si srotola. Guarda com'è plasticoso. Un pochettino formaggioso sembra. Procediamo col taglio. Vediamo al taglio. Faccio i cubetti. Volete i cubetti? Reaction no. Al taglio. Oh, si è tagliato! Cubetti per tutti oggi. Sì, ah, la salute dei cavalieri. Vai col formaggio vegano. Che tazze! Incredibile. Quando finisco di masticarlo ve lo dico. È da grattugiare questo. Credo. Quel sapore è strano, però è acido. Sì, acido, bravo. Secondo me ci sta, è un boh, nel senso, probabilmente se facessimo un test a gente non vegana, diciamo, ti piace sto formaggio? Ci cascano. Sì, non se ne accorgerebbe. A me sembra uguale a quello di prima, però cioè messo insieme. Anche a me sembra simile a quello di prima. È che non si mastica mai, cioè si allappa, t'allappa bene la bocca. Ma questo da grattugiare sulla pasta. Se lo mettessimo in un panino, ti metti la mortazza. Il prossimo, raga, lo stracchino o il galbanino? Questa è la chicca. La chicca la teniamo alla fine. Teniamo alla fine, mangiamo okay. Qualche cosa, la ricotta? No, questo è lo straveg. Stracchino. Questo è il packaging. No, quello è proprio lo stracchino vegano. Questo è proprio lo stracchino vegano. Proprio quello. Apriamolo, siete un po' curiosi? Sono venuto qui apposta. Fremo dalla voglia. A base di bevanda di soia. Ah, sì. Cosa? Cos'è, yogurt? Cosa dici di Noli? raga, è forma... Cioè, no? Sembra yogurt. Sai che questo sono curioso? Sembra uno yogurt. Scusa, se io ti dico che questo qui è formaggio della Lola, tu te lo mangi? Quello della Lola! Dai, non diresti mai che questa roba è vegana. Sembra una scarpone. Sì, ma mascarpone de mucca. Allora, è un po' molle. Quel pezzo proprio mi... Mamma mia, sembra... Sai quando fai il latte e lo scaldi troppo? Rimane la pellicina sopra. Ah, che schifo. Sì, raga, però, cioè, dobbiamo essere... Non possiamo fare questi paragoni. Sembra yogurt, effettivamente. Un po'... 100% vegetale, Fa schiuma, ma? Ma non è vegetale. Forza Sbo, ti imbocco io. Sì, dai. Sei pronto? Sono pronta. Quante le hai imboccate, con lo stracchino vegano. Le guardavi negli occhi mentre lo facevi. Prego, ecco il nostro vassoio. Alle regia, assaggia la tartina. Anche questa è vegana. Prego, certo, Step. Temerario. Step, vai. Allora, che ne dite? Non lo metti. Però non è male. Te lo mangeresti, sì. Questo... Il sapore è buono, però è molto liquido. Ragazzi, buono. Ha un sapore molto delicato, però è buono. Molto delicato, non sembra... Cioè, non è direi buono, mai buono. Che sta cosa è... Non è vegano. Aspetta. Non direi mai che è un formaggio vegano. No. Da solo... me. Sai che cos'ha di diverso? È un po' viscido. Esatto, viscido. Avete presente la bava di lumaca? No. L'avete mai leccata una lumaca? È abbastanza viscido, cioè sembra di mangiare uno slime. Se lo metto in frigo senza l'etichetta, secondo me qualcuno ci casca. Rullo di tamburi! Rullo di tamburi. Questo è il nostro galbanino vegano. Ah no raga, no, vabbè, ma sto male. C'era. È da montare. No. Figa, un views. È un salsicciotto. Ecco. Questo è il galbanino vegano. Non è nella cera, ma è dentro questa plastica a forma di mortadella o di wurstel gigante. Non si riesce a tenerlo dritto. Di solito ci riesce. È stata l'età. Io mi proteggo perché il paura che esplode. Che colore è? Sono... disturbato un po'. Colore. Voglia. C'è un serpente che sta facendo una muta. Cos'è? Spingi da sotto. Così. Esce. Ho un verbo da utilizzare, ma meglio che non lo scappellato. Esatto. È quello che stanno pensando tutti.
togliamolo. Oh, perfetto. Vietate minori. Sembra una di quelle sede che passi da solo, vedo. Ok, facciamo vedere il nostro galbanino vegano che è presentato così. Sembra... Fallo vedere. Ve la taglio per tutti, eh. Una bella fettozza. Fettina. E chi vuole il sedere? Il culo di solito è la parte migliore. È la parte migliore di solito. Ah, pensavo fossi più duro, raga. Lo dicono tutte. No. Gelatina comunque al tanto. È gelatina. Perfetto. Ce n'è un po' per chi vuole fare il bis. Vai. Quando è finito. Telespettatori. Telespalla vai. Leggiamo gli ingredienti però. Di cosa è fatto questo coso? È fatto di acqua riso integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele, acqua, olio di cocco spremuto a freddo, olio di girasole con infuso di origano, succo di limone, agar agar come addensante. Non ho capito cosa? Agar agar. Amici. Allora, l'agar agar è una gelatina vegetale che si utilizza per fare le caramelle, ma certo, e altre robe. Ma che lo sapevo. Gomma arabica, gomma di xantan, farina di semi di carrube. Distribuiamo i pani e i pesci. Ragazzi, è l'ostia. Raga, il corpo di Chris. Sembra un po' mozzarella. Sente molto l'origano. Sente molto l'origano. È vero. Come, è vero. Per lo meno un vegetale lo dico. Sa di origano. Pronti? Raga, se mangia. 2, 1. Raga, sa di origano. Sa di pizza, raga. È la consistenza che non mi piace. Sa di pizza. Sa di pizza. Allora, considerazioni. La consistenza fa schifo. Pessimo. Cioè, in bocca è viscido. Però, sa di origano. Quale formaggio del resto? Sa di origano. Ideale per la pizza, secondo me, perché secondo me si scioglie bene in forno. È una bella pizza vegana. Da provare. La pizza vegana è da provare. Prossimo quella. Video, 5.000 like. No, 5.000 like, cioè fra 853 anni. Sa di pizza di per sé, quindi non mangi manco la pizza, te li mangi il galbanino, mangialo tu. E... Del galbanino non c'ha niente, no. Della mozzarella niente. Proteine non ce ne sono, abbiamo visto. Cosa importante da dire su questi formaggi? Hanno tanti grassi saturi, pur essendo formaggi vegetali, e la cosa non me la spiego, non hanno proteine, hanno zero proteine questi formaggi, quindi mi mangio un formaggio vegano, ho comunque tanti grassi, purtroppo saturi, e non ho proteine. Se prendiamo lo Straveg, ingredienti dello Straveg, bevanda di soia, che è un gin negrone. Ce la trovi nel... No. Acqua, olio di cocco, maltodestrine da gran turco, farina di riso, fibre vegetali, amido di riso, correttore di acidità, gelificante, tutto insomma. Gel. Tutto, infatti è un po' tutto sbrodolino. Questo coso per 100 grammi ha 232 calorie, 20 grammi di grassi. Il Philadelphia ne ha 26 però, di cui saturi 18, ragazzi. Quindi non si spiega come un formaggio vegetale abbia 18 grammi di grassi saturi per 100 grammi. Cosa ci mettete dentro? Proteine 1,3. Cioè perlomeno dici, mi mangio il formaggio, ho tante calorie, ingrasso, ho anche le proteine però. Mentre qui ho solo i grassi, le calorie e non ho proteine. Ma zero, cioè zero. Anche qui, di cosa è fatto? Acqua, amidi modificati, olio di cocco, sale, fibre vegetali, stabilizzanti, aromi, colorante, beta carotene, acido sorbico, 314 kcal per 100 grammi, grassi 24, di cui grassi saturi 22, proteine 0. Zero proprio. Che grana comunque. Meno di 0,5 grammi per 100 grammi. Rispetto all'ambiente, gli animali e la tua salute. La tua salute, virgola. Salute, virgola. A livello di valori nutrizionali è sicuramente peggio del formaggio normale. Brutta da È brutto da dire, però dobbiamo essere imparziali. Raga, spritz. Il video finisce qui. Speriamo che vi abbia interessato e che vi abbia incuriosito in merito alla dieta vegana. Usciranno tanti altri contenuti di questo tipo, super strani, con cibi molto particolari. Auguriamo un buon 2022 a tutti i nostri amici e basta che stanno guardando questo Così video anche... Seguite il canale Spretzel. Ringraziamo oggi il gruppo numeroso che ha contribuito alla buona riuscita di questo assaggio e questa degustazione. Lale Bellani, che sta riprendendo, nonché addetto copertine di questo canale, lo step quest'oggi del nostro Sbomoseca. Ciao mamma, ciao papà. Saluta mamma. Televisione.